Ciao amici, ben ritrovati sul canale. Siamo di nuovo a Berlino. Oggi piove come se non ci fosse un domani. Scusatemi per il gioco di parole. Siamo Alexanderplatz e voglio farvi vedere in questo video come raggiungere l'aeroporto di Berlino da Alexanderplatz. Ho già fatto un video su come raggiungere l'aeroporto da Ostkreuz, ma ho pensato che la maggior parte di voi gradirebbe vedere un video dalla stazione centrale di Alexanderplatz. Da qua ci sono due opzioni per raggiungere l'aeroporto. Un'opzione un po' più lenta, usando la cosiddetta S-Bahn, oppure un'opzione più veloce, usando il treno regionale. Vi darò in questo video tutti i segreti e i consigli per raggiungere l'aeroporto in modo sicuro e senza stress. Entriamo dentro e adesso vi faccio vedere la prima opzione. Appena entrati in stazione ci sono dei cartelli nella parte alta e dovete cercare il numero 3, che significa binario 3. Come vedete, dal binario 3 passa la S3, la S7, la S5 e la S9. S ovviamente sta per S-Bahn e qui vi sto facendo vedere l'opzione 1, quella più lenta. Voi dovete prendere la S9. Adesso andiamo insieme al binario 3 e vi farò vedere come prendere la S9. Eh sì, c'è davvero tanta gente oggi in stazione, ma è sempre così. Adesso stiamo arrivando su. Vedete, a destra abbiamo il binario 4. No, noi guardiamo al binario 3. Quindi ci rivolgiamo verso il binario 3, come vi ho detto precedentemente. Bene, adesso guardate qua, nel monitor di sinistra avete S5, S3, S7. La S9 ancora non si vede, ma non vi preoccupate, arriverà a breve. Nella parte di destra, invece, ci tenevo a farvi vedere che è scritto chiaramente che qua arriverà la S9, col simbolino dell'aeroporto scritto BER T1, T2 e passa anche dal terminal 5. Ho aspettato per farvi vedere, vedete, S9, Flughafen, quindi aeroporto BER. Tra 14 minuti, quindi è arrivato sul monitor. Sto aspettando il treno per farvelo vedere e quale migliore occasione per iscrivervi e mettermi un like? Mi farebbe molto piacere, è gratuito e mi aiuterebbe tantissimo. Grazie. Eccolo, il treno sta arrivando e come vedete c'è scritto anche sopra. Vedete, S9 Flughafen Ver. Bene, a questo punto salite, 44 minuti e siete arrivati. Come vi ho detto, c'è anche un'altra opzione, che è più veloce, solamente 25 minuti circa, ed è l'opzione che io preferisco. E ve la faccio vedere. Quindi sto adesso tornando giù, ritornerò al punto di partenza e vi farò vedere come prendere il regionale veloce. Ecco, se vi ricordate, siamo entrati prima e vi ho fatto vedere il binario 3 da qua. Bene, adesso dobbiamo andare al binario numero 1, che è dove si prendono i regionali veloci. Quindi dobbiamo attraversare la stazione e guardate qua, binario 1-2. Noi dovremmo andare al binario 1. Anche qua è sempre e solo dal binario 1. Guardate dal monitor, si vede già l'icona dell'aereo e c'è scritto Flughafen, cioè aeroporto Ber. Questo treno farà molte, molte meno fermate rispetto all'altro, infatti è molto più veloce, circa 20 minuti in meno, e secondo me è anche più confortevole. Prima di darvi altri consigli, voglio portarvi a prendere il treno, lo prenderemo insieme. Andiamo. Ecco, vedete a destra c'è dall'altra parte il nostro caro amico binario 3, che è l'opzione 1 un po' più lenta. Ecco,
A me piace arrivare prima e quindi vado al binario 1 e mi prendo il regionale. Qua il monitor è fatto diverso da quello delle S-Bahn, vedete? Flughafenbär è in arrivo. Generalmente il treno è rosso, ma ho visto anche altre volte potrebbe essere bianco. Voi semplicemente guardate quello che c'è scritto nel cartello. In questo caso l'avete visto l'icona dell'aeroporto, quindi è molto intuitivo. Adesso saliamo e vi dico una cosa sul biglietto. Allora, il biglietto costa 4 euro ed è zona ABC per arrivare all'aeroporto. È lo stesso costo identico sia per l'opzione 1 con la S-Bahn che questa da 25 minuti con regionale veloce. Vi farò vedere un video su come fare il biglietto per arrivare all'aeroporto. Intanto io vi saluto e vi ringrazio e spero che questo video vi sia utile. Ci vediamo a Berlino. Ciao!